Benedici noi e l'opera delle nostre mani, in modo particolare questa mostra, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E addirittura c'è anche il suono delle campane. Ecco il nastro. L'intento del coro era quello di consentire a qualche turista, visto che siamo ancora in periodo turistico, di poter vedere il coro. Da metà settembre in poi lo rivolgiamo un po' alle scuole, abbiamo disponibilità, organizziamo delle visite guidate. La mostra è una mostra storica, nel senso che raccoglie documentazione di 45 anni del coro popolare. È una storia ricca, complessa. Diciamo che ci sono state molte manifestazioni, siamo alla 33esima, per dirne uno, rassegna corale Città di Chioggia, che faremo appunto il 14 di settembre prossimo, quindi è un'attività molto, molto ricca, però è soprattutto un ruolo civico questo del coro popolare. Perché è un ruolo civico? Perché si ricollega delle tradizioni che di fatto sono state dimenticate, si collega a queste tradizioni e le rinnova grazie un po' alle nuove armonie, alle nuove divisioni delle voci che fa il maestro, e rinnova questa tradizione. Il ruolo un po' della mostra non è tanto di ricordi personali, di fatti, anche questo, ma è soprattutto il offrire alla città un ripensamento sul ruolo civico di questo nostro coro popolare, e chiederei che venisse vista con questo spirito. Allora, il presidente ha già ovviamente riassunto tutto, qual è ovviamente lo spirito anche che deve animare i cori popolari delle varie città. Pochi sanno, ma io ho proprio la passione dei cori, e vi ricorderete che l'anno scorso abbiamo organizzato anche in cattedrale la presenza di due cori, che cantavano ovviamente cori di montagna, col maestro Beppi De Marzi, quello che ha scritto praticamente Il Signore delle Cime. Ma volevo complimentarmi con voi per come cantate sempre, ma per come avete cantato durante la messa della festa del pescatore del 28 luglio. C'era la presenza anche del prefetto, ovviamente del nostro vescovo, però credetemi che la messa, con il canto proprio del coro organizzato bene, le canzoni proprio, è stata bellissima. Infatti con questo approfitto proprio per ringraziarvi, perché quella messa veramente è stata stupenda. È chiaro che bisognerebbe puntare anche sui giovani. Vedo anche dalle foto, si parte tutti uomini, e piano piano voglio vedere l'anno in cui vedo le prime donne del coro popolare. Così. Sono il 2019, fatto 30 anni. 2009. Ha fatto 30 anni di coro maschile a quattro voci, sempre, perché l'organizzazione a quattro voci. Da 2009 sono 15 anni, quindi 30 più 15, che è un coro misto. Sono contento che esiste il coro, perché più volte abbiamo usufruito, grazie anche al coro abbiamo più volte, vi abbiamo ospitato durante diverse celebrazioni. Penso che devi dire che mentre la banda cittadina è nata dalla banda di Salesiani, è vero anche questo, io non me lo ricordo perché ero piccino, c'erano 23, dei quali 18 erano ex suonatori della banda di Salesiani,
Manca Padre Contranno come memoria storica. Mentre tu sei stato invitato qua da me perché filippino, perché il coro è iniziato dai filippini con Padre Contranno. E certo. Penso che tanti di voi hanno notato che anche per me il canto è essenziale anche nella liturgia, non può mancare. Auguri, buon proseguimento. E ci vediamo. Anche questa bellissima mostra che non deve essere un momento di nostalgia, ma un momento per fare memoria del presente che è ora il coro, con tutta la difficoltà, le soddisfazioni e tutti questi 45 anni, io ne ho 50, quindi avevo 5 anni la prima volta che l'hanno, vuol dire che c'è una storia che è straordinaria per la nostra città e quindi il ringraziamento va doppio per tutto quello che fate anche per la comunità. Grazie mille, veramente.